8 dicembre 2013, una data veramente importante per il Partito Democratico. Sì, l'8 dicembre eleggiamo il nostro segretario nazionale, un appuntamento importante non solo per il Partito Democratico, ma per l'intero sistema della democrazia del nostro paese, perché che se ne dica, il Partito Democratico è l'unico partito che fa scegliere ai suoi iscritti in primis, ma anche a tutti i cittadini, perché le primarie sono aperte, il suo segretario. Quindi un grande momento di partecipazione per qualificare anche la nostra proposta politica. Un sistema, questo delle primarie, che vi ha sempre, insomma, contraddistinto da quando avete deciso questo nuovo metodo di proporre e di far entrare, diciamo, nel partito anche gli cittadini e non soltanto i tesserati. Sì, le primarie sono il nostro elemento costitutivo, fanno parte del nostro statuto. Alle primarie ricorriamo per l'elezione di tutti gli organismi dirigenti, ma anche per la scelta delle figure monocratiche che ci rappresentano alle elezioni sui territori. Per cui un elemento che tende a fare la differenza in uno scenario politico nel quale ai cittadini è tolta la possibilità di esprimersi e di scegliere i candidati da questa pessima legge elettorale, il cosiddetto Porcellum. Le primarie restituiscono in termini di democrazia ciò che il centrodestra ha tolto alla libertà di scelta della cittadinanza. E a proposito di scelte, ci saranno 180 punti dove i cittadini e elettori si potranno recare per poter fare la loro scelta rispetto a chi loro ritengono sia più rappresentativo all'interno del Partito Democratico, quindi segretario presidente. Sì, sono stati allestiti in tutta la provincia di Salerno 180 seggi, sarà possibile consultare il sito del Partito Democratico www.partitodemocratico.it, ma anche www.pdsa.it, per sapere dove recarsi a votare nel proprio comune di residenza. In particolare qui ad Angri voteremo al Castello Doria. A proposito di Angri, c'è stata già una prima fase, a proposito di primarie, dove si è contraddistinta una determinata linea. Sì, qui ad Angri per le prime due fasi congressuali, cioè l'elezione dell'Assemblea Provinciale e della Convenzione Provinciale, è nettamente prevalso il candidato Matteo Renzi. Io stessa sostengo Matteo Renzi alle primarie del 8 dicembre perché credo sia la persona giusta per dare una svolta al partito ed al paese, perché abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di un forte elemento di discontinuità. Io 3 anni fa come segretario del Partito Democratico e l'anno scorso come candidato premier ho sostenuto Pierluigi Bersani, ho creduto molto in Pierluigi Bersani, credo che sia uno dei dirigenti più validi che il nostro partito ha avuto e uno dei migliori ministri del governo Prodi, tuttavia non ho condiviso le sue scelte dal dopo 25 febbraio. Noi siamo arrivati al 25 febbraio ad una sconfitta elettorale, non ad una non vittoria come l'ha chiamata Pierluigi Bersani, e lui ci ha trascinato per non voler fare un passo indietro in una delle peggiori pagine della nostra storia parlamentare, che ci hanno portato ad un debole governissimo con il PDL e Scelta Civica prima e oggi con il nuovo centrodestra, il cosiddetto, quello che io chiamo il governo Letta Alfano Cancellieri, un governo che non mi piace, che non mi convince e che dà l'idea che siamo lì solo per conservare le determinate posizioni e gli interessi di determinate lobby. Non è quello che serve al nostro paese. Al nostro paese servono le riforme e quindi serve una compagine politica compatta e in discontinuità con il passato che possa attuare le giuste riforme. Quindi Matteo Renzi è una possibilità, certo non una sicurezza, ma una bella opportunità per provare a dare una svolta. Lei parla di discontinuità, anche se qualcuno, quando si indica Renzi, tende a sottolineare questa sua vicinanza, almeno caratteriale o comunque di leader, a Silvio Berlusconi. Sì, ho sentito questa cosa per cui secondo i sostenitori di Cuperlo, in primis Massimo D'Alema, Renzi sarebbe la continuità con il berlusconismo. Fa quasi sorridere perché se il berlusconismo è quello che è ed è quello che è stato in questi 20 anni per il nostro paese,
In primo luogo perché non c'è stato un centrosinistra forte ed autorevole capace di mettere in piedi una proposta politica alternativa e credibile. Ricordiamoci che non abbiamo sconfitto Berlusconi nelle urne, lo abbiamo mandato via dal Parlamento per via giudiziaria. Certo non è colpa nostra se è uno che delinque, ma tanto è. Cioè Silvio Berlusconi non è mai stato sconfitto da questa sinistra autoreferenziale che ha governato l'Italia, il Partito Democratico, adesso i Democratici di Sinistra prima, negli ultimi 20 anni. Per cui quando si è su un crinale così franoso come siamo noi in Italia e soprattutto nel Mezzogiorno e in Campania, bisogna avere il coraggio di cambiare, e il cambiamento non deve essere il frutto della necessità e quindi affidarsi all'ultimo momento a persone che provengono dalla società civile senza una storia politica. Il cambiamento giusto deve essere frutto della ragione, deve essere meditato, e quindi Matteo Renzi ha costruito un percorso in questi anni di cambiamento e di proposta politica in discontinuità con gli ultimi 20 anni del nostro partito, per cui io credo che dobbiamo dargli fiducia. Renzi è sostenuto nella provincia salernitana dal sindaco Vincenzo De Luca, è stato veramente un successone le percentuali di consensi che sono riusciti a raggiungere da Salerno a Sapri fino a Scafati. Sì, niente di diciamo particolarmente sorprendente per chi conosce il Partito Democratico della provincia di Salerno e per chi conosce il senso della leadership di Vincenzo De Luca sul nostro territorio. Vincenzo De Luca ha le carte in tavola per essere un riferimento politico non solo territoriale ma nazionale. Io stessa credo che Vincenzo De Luca abbia in sé tanti dei tratti distintivi della rottamazione che Matteo Renzi ha portato alla ribalta nazionale. Vincenzo De Luca è un grande amministratore, un uomo che sa stare nelle istituzioni, un uomo che ha saputo cambiare la città di Salerno e che potrebbe dare tanto alla Campania e al Mezzogiorno. È vergognoso che la sua presenza nel governo a tutt'oggi non venga valorizzata dal nostro Presidente del Consiglio, tant'è che va in scena questa pietosissima tiritera delle deleghe, deleghe sì, deleghe no per Vincenzo De Luca. Questo sta a dimostrare che c'è un centro di interessi che fa capo al nuovo centrodestra oggi del ministro Lupi, che vuol far sì che il Mezzogiorno non conti, perché devono contare di più gli interessi della Lombardia in questo momento. Questo governo è ancora una volta a trazione settentrionale e quindi non si dà spazio a quello che potrebbe essere un grande viceministro del Sud. A proposito di viceministro del Sud, una parentesi, insomma, dobbiamo aprirla in questo momento particolare, visto che si parla di sindaco rottamatore, c'è questa vicinanza, come lei d'altronde ha sottolineato, tra Renzi e De Luca, anche se Vincenzo De Luca non sta attraversando, al di là del fatto delle deleghe, un momento abbastanza felice, un'ulteriore tegola giudiziaria che le arriva dopo il crack amato, questa intimidazione anche del martedì scorso. Insomma, tanti episodi che certamente rendono in questo periodo, ad una settimana quasi dalle primarie, il clima un pochettino teso, soprattutto nel Partito Democratico. Il clima non è un pochettino teso, il clima è bruttissimo e si sta facendo tanta confusione, perché si è legato il risultato della convenzione provinciale del Partito Democratico, questa percentuale plebiscitaria per Matteo Renzi, a altre vicende che non c'entrano nulla con il congresso del Partito Democratico. Cioè si è cercato da parte di chi questo congresso lo ha perso e che quindi non ha gradito i risultati, di dare l'idea all'esterno che questo risultato per Matteo Renzi fosse in realtà frutto di una manipolazione particolarmente negativa da parte di alcuni gruppi di potere sul Partito Democratico attraverso il tesseramento.
In realtà il Partito Democratico della provincia di Salerno è parte lesa in questa indagine, che è un'indagine della DDA sul tesseramento del PDL, per cui sarebbero state ritrovate, insomma io le parlo tra l'altro con il condizionale, con la C maiuscola, perché le uniche notizie di cui noi siamo in possesso in realtà sono quelle che leggiamo dai giornali, perché nessuno ha notizie più precise, i dirigenti del Partito Democratico della provincia di Salerno non sono al corrente di nulla, né tantomeno hanno nulla di particolare da dichiarare, perché nulla di strano è stato compiuto in questi anni. Per cui ci sarebbero state ritrovate delle tessere in bianco in possesso di una persona diciamo non legata ad episodi malavitosi, ma è tutto diciamo da dimostrare, tessere in bianco di cui non abbiamo contezza, tessere in bianco che non hanno la matrice del Partito Democratico della provincia di Salerno, quindi noi siamo i primi a voler capire se c'è un attacco ai danni del Partito Democratico della provincia di Salerno, cioè se qualcuno ha voluto mettere in campo un tentativo di destabilizzazione del Partito Democratico della provincia di Salerno. Per il resto De Luca è un indagato per la vicenda del Crescent, come capita di essere indagati a tutti quegli amministratori che fanno, soltanto chi non fa non ha come amministratore oggi probabilmente, non riceve un avviso di garanzia, che ricordo avviso di garanzia è a tutela della persona che viene sottoposta ad indagine, non è certo un elemento negativo sul piano giudiziale. L'avviso di garanzia è una cosa che quando si apre un'indagine si invia a tutela della persona che viene sottoposta alle indagini. Allora, in conclusione, Renzi, De Luca, un tandem che funziona soprattutto per la crescita di Salerno, ma anche del Mezzogiorno, della Campania. Io spero di sì, perché nel prossimo governo, adesso diciamo noi siamo impegnati tutti a sostenere in maniera leale il governo Letta, ma nel prossimo governo, quando riandremo alle elezioni, io mi auguro con una legge elettorale diversa, dovremo avere la capacità di avere delle politiche per il Mezzogiorno che stiano sulle gambe di uomini che sanno rappresentare bene il Mezzogiorno. Le primarie del Partito Democratico sono aperte. Si vota domenica 8 dicembre dalle ore 8 alle ore 20. Hanno diritto di voto le cittadine e i cittadini, le elettrici e gli elettori che hanno compiuto il 16° anno di età. Puoi trovare il tuo seggio visitando il sito www.primariepd2013.it oppure recandoti al circolo PD più vicino a casa tua. I ragazzi tra i 16 e i 18 anni, gli studenti e i lavoratori fuori sede debbono obbligatoriamente registrarsi online per poter esercitare il loro diritto di voto. Per tutti, la registrazione online si potrà effettuare fino alle ore 12 di venerdì 6 dicembre 2013. Ricordati che prima di prendere la scheda elettorale ti sarà richiesto di firmare l'albo degli elettori delle primarie e la normativa sulla privacy. Recati al tuo seggio munito di documento d'identità, della tua tessera elettorale e dei 2 euro di contributo per le spese organizzative. Se sei iscritto al PD non avrai quest'ultimo obbligo, la quota di partecipazione è già compresa nella tua iscrizione al partito. A questo punto ti sarà consegnata la scheda elettorale per esercitare il tuo diritto di voto. Barra sulla scheda il nome della lista del candidato a segretario nazionale del PD che intendi sostenere. Buone primarie a tutti!